Ciao a tutti ragazzi, sono Juventino Periferico e in questo video ragazzi faremo, diremo il pronostico della partita Roma-Juventus. Roma-Juventus. Una partita attesa, attesa, attesa da tutti. Almeno per noi Juventini. E non, anzi, sono quelli più non, che sono più gli anti-juventini che non vedono l'ora. Va bene, tralasciando. Ragazzi, come la vedo la partita? E voi direte, ma non ti va mai bene? La Juventus la vedi sempre con molta dubbi, con molti dubbi, non sai come entrerà in campo, come sarà l'atteggiamento della squadra. Ragazzi, giocheremo contro la Roma. Giocheremo contro la Roma. Con la Roma, ragazzi, è molto ostica, come la maggior parte delle squadre che abbiamo incontrato. Come per esempio, eravamo preoccupati del Cagliari, una squadra ostica per la Juve, però ragazzi, ci ha battuto già 2 volte la Lazio, dunque stiamo attenti in classifica, la Lazio, perché sta facendo un bel campionato la Lazio. Lasciando perdere l'Inter, perché l'Inter, diciamo, sta attraversando un bel periodo. Non dico di no, che Conte sta facendo girare la squadra come vuole lui, però noi adesso stiamo sui nostri passi e vediamo cosa faremo noi. Ragazzi, io la vedo molto, ripeto, molto ostica. Una partita che sulla carta, ma molto sulla carta, sarà molto difficile, un po'. Dopo dipende anche dall'atteggiamento della squadra, ragazzi, perché la Roma inizierà dai primi minuti a controllarci, a un po' assimilare il gioco nostro. A parte che, ragazzi, il gioco nostro sta diventando quasi in automatico per le altre squadre. Dopo non lo so. Ragazzi, Sarri, dico, se propone uno schema di gioco diverso, però ragazzi, cosa pretendiamo da questa Juve di Sarri? Che questo centrocampo non va. Non va come vuole lui, o almeno c'è sempre un qualcosa che la Juventus dovrebbe impegnarsi un po' di più anche nell'atteggiamento durante la partita. Noi durante la partita, le altre partite che abbiamo giocato, abbiamo visto sempre una Juventus, riagire sempre nel secondo tempo. E questo, ragazzi, diciamo, non è un grandissimo problema, però noi tifosi vogliamo sempre vedere lo spirito
lo spirito della squadra fin dai primi minuti di gioco. E poi, ragazzi, cosa pretendiamo? Di vedere una Juventus fa il suo gioco all'inizio, pressando gli avversari, smarcandosi, creare occasioni. Questo mi dispiace, però questo non avverrà. Perché, ragazzi, sappiamo come giocherà la Juventus. Studierà un pochettino la Roma. Ci saranno qualche come si dice, qualche occasioni, però, ragazzi, non riusciamo mai o a tirare da fuori area o tirare in porta. Perché, ragazzi, tiriamo poco in porta. Ronaldo. Ragazzi, Ronaldo non so se verrà tanto servito. Vediamo, ragazzi, tutto dipenderà dal centrocampo, ma fino a che il centrocampo resterà così, molti dubbi che non dico niente, non voglio, già che siamo lì sempre a criticare la squadra. Allora, ragazzi, no, non vediamo questo gioco che tutti si aspettano da Sarri. E questo mi dispiace. Questo mi dispiace. Vedremo più avanti. La squadra deve affinare ancora il gioco di Sarri. Vedremo. Però, ragazzi, non vedremo una partita memorosa. Clamorosa da parte della Juve. Ragazzi, non lo so. O vinciamo con gol di scarto, oppure nascerà un pareggio. Perché, ragazzi, non lo so. Adesso non mi ricordo con chi gioca l'Inter, mi pare con l'Atalanta. Se non vado errato. Bisogna stare attenti. Il campionato è ancora aperto, non si sa. Ragazzi, per chi vuole si iscrive al canale. Scusate se mi sono dilungato tanto. Ragazzi, non ho niente di scritto, mi vengono i pensieri così, a caldo. E ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando, se siete nuovi, siete qui venuti nel mio canale per la prima volta, iscrivetevi al canale, ok? Juventini e non, ok? Ragazzi, noi ci sentiamo e sempre forza Juve, ok? Ciao a tutti, ragazzi.